I biosimilari possono essere una opportunità. Qual è la sua esperienza con questi farmaci? Noi utilizziamo farmaci biosimilari in ambito oncologico, stimolatori dei globuli bianchi e stimolatori dei globuli rossi ormai da anni. Nella mia personale esperienza, che fra l'altro è corroborata dai dati clinici disponibili in letteratura scientifica, sono assolutamente in grado di sostituirsi ai farmaci originatori. È ovvio che questo fa sì che i biosimilari rappresentino una grossa opportunità di recupero di risorse, utile adesso e ancor più nel prossimo futuro, quando sarà indispensabile un'ottimizzazione ulteriore della spesa farmaceutica per poter garantire l'accesso all'innovatività, cioè la possibilità di utilizzare farmaci nuovi che entreranno sul mercato nel prossimo futuro, ma che saranno gravati anche da costi importanti. Ci sono barriere culturali all'utilizzo di questi farmaci? Come per i farmaci generici, anche per i farmaci biosimilari è necessaria che si realizzi una evoluzione culturale, una presa di coscienza tanto della loro equiefficacia, oramai abbastanza chiaramente dimostrata rispetto ai farmaci originatori, e ancor più alla utilità nel permettere appunto un recupero di risorse. È però necessario che questa evoluzione culturale avvenga in maniera condivisa fra decisori di spesa, amministratori e clinici, perché senza la stretta collaborazione del clinico è difficile che il processo possa realmente realizzarsi e possa realmente tradursi in adeguato recupero di risorse. Quindi quali sono le prospettive future per questi farmaci? Per quanto riguarda i farmaci biosimilari già attualmente disponibili, vale a dire i biosimilari dei farmaci che stimolano la produzione dei globuli bianchi e di quelli che stimolano la produzione dei globuli rossi, io credo che debbano essere considerati uno standard di cura ed utilizzati in tutte le situazioni in cui sia ritenuto indicato il loro utilizzo. Un discorso diverso per i biosimilari dei farmaci prettamente antitumorali, di prossimo ingresso all'interno del mercato, per i quali è necessaria, per averne una adozione serena e condivisa da parte dei clinici, che siano sostenuti da studi clinici che ne abbiano chiaramente dimostrato una equiefficacia rispetto agli farmaci originatori che già sono in utilizzo. Qual è lo scenario sull'uso dei farmaci biosimilari attualmente in Italia e in particolare in Sicilia? Allora, i biosimilari sono uno strumento che permette di risparmiare. Hanno la stessa efficacia e la stessa sicurezza dell'originator, detto dalla stessa agenzia regolatoria che ha approvato gli originator, che è l'EMA a livello europeo. E dopo l'approvazione dell'EMA, perché l'approvazione è univoca per tutta l'Europa, le varie nazioni europee possono o meno autorizzare la commercializzazione del biosimilare in Italia. Ed è uno strumento che, innescando una competitività a seguito della caduta di un brevetto, permette la concorrenza, e chiunque sa e conosce il problema sa che la concorrenza tende ad abbassare i prezzi in un mercato. Questo permetterebbe di recuperare delle risorse che magari possono essere investite, come si spera, nell'arrivo dei nuovi farmaci innovativi. Basti pensare a quanto viene a costare oggi una terapia per l'epatite C, con la garanzia che, pur spendendo molto o anche grazie allo spendere tanto con i nuovi farmaci, noi potremmo evitare che i pazienti vanno incontro a un trapianto di fegato. Bisogna recuperare delle risorse, come i biosimilari sono uno strumento per recuperare le risorse. Cosa è successo, cosa succede in Italia? Beh, la regione Sicilia, così come altre regioni, hanno adottato dei provvedimenti consigliando fortemente di usare i biosimilari e in qualche modo chiedendo ai medici: qualora voi non possiate utilizzare il biosimilare, spiegateci le motivazioni di questo. Questo ha fatto sì che, mentre prima che uscisse questa delibera regionale, nella Sicilia il biosimilare non veniva proprio utilizzato, oggi comincia l'utilizzo di un biosimilare. E devo dire che, in verità, per alcuni di questi biosimilari la Sicilia oggi non è più come il solito fanalino di coda, ma è una delle regioni che meglio sta sfruttando questa opportunità. Certo, ci sono ampi margini di miglioramento, veramente molti margini di miglioramento,
che debbono essere, diciamo, velocizzati, perché stanno arrivando sempre farmaci molto più costosi. Il simposio di oggi ha dimostrato che cosa abbiamo come nuovi farmaci ad altissimo costo e quelli che avremo fra pochi mesi, a fronte di una necessità di controllare la spesa, perché i soldi che danno per la sanità sono sempre meno, soprattutto per il farmaco. D'altro canto, oggi, se si sfora la spesa farmaceutica, il recupero della spesa farmaceutica da parte delle regioni può avvenire solo con l'aumento del ticket, il che significa pesare sui cittadini molto di più di quanto la sanità oggi pesi. E per me, che sono, vivo in Sicilia, cioè in una regione che sicuramente il PIL, diciamo, l'income del singolo cittadino è inferiore come media a quello del milanese, beh, insomma, non mi fa piacere, perché significa che stiamo incidendo su cittadini più poveri con un ticket più elevato.